Sulla mediazione obbligatoria, la Corte Costituzionale ha dato parere negativo all'obbligatorietà. La Corte non ha assolutamente censurato l'istituto della mediazione. Ha detto che l'articolo 5, quindi quello che prevedeva le materie soggette a mediazione, chiamiamola obbligatoria, anche se non è un termine proprio giuridicamente esatto, non sono costituzionalmente legittime per eccesso di delega. Provando a tradurre il pronunciamento della Corte, questo significa che non è stato dichiarato incostituzionale l'istituto della mediazione, ma la Corte ha detto in altri termini che è un istituto immesso nel nostro ordinamento con canali non rispondenti al dettato costituzionale. Questa è una differenza importante, perché ancora una volta diciamo è bene che la società tutta comprenda che l'istituto è ancora vivo, attuale e costituisce l'opportunità che ha sempre costituito. Camera di Commercio di Firenze lavora sulla mediazione volontaria dal 97, però un anno e mezzo di mediazione obbligatoria ha insegnato all'organismo, ma anche agli utenti, alcune importanti novità, soprattutto sugli ambiti in cui questa mediazione è importante e raggiunge degli ottimi risultati. Per mantenere questo importante ruolo che la Camera ha anche nella gestione di queste controversie, abbiamo deciso di ridurre le tariffe della mediazione, che a questo punto non possono più scontare dei vantaggi che erano previsti dalla legge per la mediazione obbligatoria, stabilendo con una decisione della giunta camerale una riduzione delle tariffe, portando a questo punto tutte le materie al tariffario che era previsto per le mediazioni allora obbligatorie, e che quindi hanno uno sconto, diciamo così, allora previsto dalla legge, adesso volontario, stabilito dalla Camera, che rende incentivante il ricorso alla mediazione. La mediazione volontaria consente alle parti di riappropriarsi del conflitto, di non delegarlo ad altri e quindi di gestirlo in proprio, in minor tempo, cercando di spendere quindi una cifra congrua a quello che è la necessità. La mediazione non produce una sentenza, produce un accordo, cioè il mediatore non è un giudice, il mediatore è un soggetto che in primo luogo e fra le tante attività cerca di ricostruire rapporti fra le parti. Ma la cosa importante è che l'accordo deve essere conforme alla legge. Noi abbiamo iniziato un percorso anche con un progetto, il cosiddetto progetto Nausicaa, che vede interessati anche molti magistrati del Tribunale sensibili a questo strumento, e stiamo anche lavorando e studiando l'istituto della mediazione delegata.